four columns, 18 meters for high, me? In rows of four. Oh, wait a minute. The Museum of Michelangelo in six poses. Due corna martellata d'un giorno. 3,000, 3,000. Ve lo porta a New York. Do you port in New York, do you port? Scusi, prezzo giusto, 3,000 lire? Oh, it's too much. Give him half. I'm an American, too. Really? Lucy, Lucy, she's American, too. Taxi! Taxi! Perché te ne andavi? Non sono mica in ritardo. Allora, vi serve o no questo taxi? Andiamo. Oh, vieni a dare la mano. Questa pesa. Tutti suicidi sti giorni. Questa almeno l'hanno ammazzata. Ah, sì? 12 coltellate, mica una. Terzo che le fregate. La scientifica è venuta? No, non ancora. Oh. Se la prende comoda però. E che, la lasci qua. Senti, Bambù, portami un po' una lente. Subito, dottor. Dottor, io ho finito. Allora che aspetti? Portalo via. Professor, questa qui è coltellata, la vedrei. Non ho tempo adesso, mettila lì. Ecco fatto, può mandarlo giù in laboratorio per le analisi e ci pensi lei a finire con la negata. Sì. Poi se ne vada. La vedo un po' stanca. A domani. E aspetta la cambiare. Ivo? Sto qua. Da una mano alla dottoressa. Come no, professore? Il cartellino gliel'hai messo. Eh no, non mi sono arrivato di là. A sua disposizione, dottor. Che gli devo dare una mano? Io ce l'avrei un altro pezzo da darle. E modestamente pure un pezzo gagliardo. Ah, vediamolo. Se mi piace me lo porto via. No, no, non ci scherzi. Ce n'ho uno solo e me lo tengo pure caro. Però faccio servizio a domicilio e se mi va un fischio glielo porto a casa caldo caldo. Mm? Dai, su, cerchiamo di finire. Ah, qua non finimo mai. Qua non staccamo. Dammi un po' una sigaretta, vado a farti tirare. Torna subito, però. Dottor, sto negro è fatto. Ah, bene. I prelievi per le analisi. Ci ho pensato Bambù. Senta, signorina Mediaretta, se ne vada a casa, ci penso io a sta affogato. Lei non gliela fa più. Bambù, vieni qua un momento. Mi raccomando il proiettile. La scientifica ci ha telefonato 3 volte. E potevano pure venire. Tutti comodi in Italia. Che strazio, eh. Un altro in arrivo? No, eh. E io stacco. Il professore dice di dare un'occhiata pure a quest'altro. È arrivato fresco fresco. Deve vedere quanto è brutto. Toraccio. Brutto forte, sa. Sei uno stupido! Allora,
stata una bella serata, vero? Mi hai perdonato? Sì, ma solo per questa volta e non riprovarci più. Non si gioca con i cadaveri, te l'ho detto. E con te si può giocare? Su, perché non mi fai salire? Finché non prendo la specializzazione sono in frigo. Beh, se proprio vuoi conservarti. Ok. Farò il bravo bambino. Aspetterò. Ci hai creduto, eh? Non te la cavi mica così. Ma che ti prendi stasera? Va del mio onore, ragazza. Hai bevuto un po' troppo, lasciami! Beh, ci ho provato. Ciao. Ehi, dove corri? Aspetta un momento. I tuoi cadaverini non ce li voglio in macchina, neppure in fotografia. Vieni a prenderli. Buttali. Non sai cosa perdi, Frigidaire. You don't know me, non mi conosci, abito vicino. Ai, sono sicura di disturbare, ma so che non dormivi. Ho visto la luce accesa e... Da dove? Dall'appartamento di sopra. Ho bisogno di una busta, ce l'hai? Grazie. Sicché abiti di sopra. Devo dire che tra tutte le ragazzette che vengono qui a casa di mio padre, tu sei una sorpresa. Eccola. È l'unica che ho. Arancione, it'll be all right, grazie. Ma tuo padre non l'ho mai conosciuto. Cos'è? A wonderful boy? Mio padre? È un funny boy. Con un debole per le ragazze americane. Bionde, brune. E anche rosse. Mia madre fu la prima, americana anche lei. Posso? Mm-hmm. Come hai detto che si chiama tuo padre? Non l'ho detto, ma è scritto in tutte lettere sulla porta dell'appartamento di sopra. Gianni Sanna. Sei suo ospite, non lo sapevo. No, te lo giuro. Mi ha dato la chiave un'amica di Firenze e mi ha detto, quando riparti lasciala sotto l'ottoino. E quando riparti? Tomorrow, domani. Me ne torno in Pennsylvania, a casa mia. Basta con questi appartamenti, queste chiavi. My God. Non dirmi che ti diverti con questa roba. Puro interesse scientifico. Sei dottore? Appunto. Sei in gamba, avrei voluto conoscerti prima. Ti spiace se rimango ancora? Forse dovrei raccontarti una cosa. Una specie di segreto. Visto che siamo tutte e due americane. Io sono la metà. Ma se posso aiutarti... È di sopra? Sì, bene, padre. Torno subito, aspettami, poi ti racconto. Hello? Sono io. No, I can't. Non posso. Ciao. Aspetti! Glielo apro io il cancello.
Buono, Doc, non tirare. Non l'avevo riconosciuta, signorina Britt. È molto tardi per uscire. Non ha paura? Buonanotte. Non dirmi che ti diverti con questa roba. Cos'è? È Wonderful Boy? Impiccati cialtrona ad un'americana! Vabbè, scomparsa. C'hai i soldi, le paro. Formigone. Allora, d'accordo? Sì, certo. Nuovo tu. Ammazza che callo. Eh no, e chi se serve oggi? Stanotte non si respirava e stamattina sarà puro peggio. Guarda quello dove si è messo a dormire. A quale dormire? Colpo di pistola sparato a bruciapelo, dalla gola in su. Le apparenze sono per il suicidio. Bisognerebbe identificarla. La scientifica non ci ha aiutato molto. Non si potrebbe fotografarla per i giornali. Tu che ne dici, Ivo? Pensi che si possa sistemare per il fotografo? Ah, non garantisco proprio niente. Se metteva la testa sotto al tram, si riduceva meglio questa. Ma guarda tu, quanta grazia di Dio si deve sprecare. Dottor, un altro cliente per la sua tesi. Guardi, questa ci doveva tenere a essere bella. Credi? Non direi, non si sparava in faccia se ci teneva. Chi è? Boh, chi lo sa. Gli hanno trovato solo una borsa da mare con due straccetti di vestito. Documenti nix, o scordati o fregati. Vieni un po' qua, cocca del zio. Occhi verdi, blu, una sciccheria. Mo io te lo rimetto a posto. Per fortuna che non si è spaccato il bulbo. Ecco fatto. Ti piace? Io vengo. Mamma, vuoi fare il bagno? È un bagno. Subito, dottore. Buongiorno. Ehi. Siamo in forma, commendatore. Adesso ti insegno io a sfottere tuo padre. No, che fai? Mi bagni tutta. Sai che ti avevo preso per una buona di passaggio. Ti volevo abbordare. Ah, perché non lo fai? Andiamo, ti invito a pranzo. Non è che ti stai mettendo in qualche guaio? Che, io? Perché? Non sarebbe la prima volta. Ti rendi conto almeno che è un pezzo che non ti fai più vedere? Ma dove sei stato a far danno? Simona, tu hai la vocazione feroce della moglie. È peggio, la vocazione della suocera. Secondo me fai bene a non pensare agli uomini. Non essere così sicuro. Subito, signore. Ma tu mi avevi promesso una grossa notizia, no? È strano. È in ritardo. Sei curiosa, eh?
Non ho molta voglia di scherzare. Dimmelo subito, papà. Ebbene, mi sposo. Ah, perché fai quella faccia? Non ti sembro un meraviglioso ragazzo? A wonderful boy, come dicono le americane. A wonderful boy? A wonderful boy. Simona, cos'hai? Simona. Si sente male? No, non mi tocchi. Sto bene. Fa molto caldo qui dentro. Vado un attimo al bar. Ciao, Simona. Daniel. Sei col paparino? Sai, sto organizzando la mia mostra. Sveglia, non sono mica un fantasma. È una parrucca, vero? Ah, sì, certo. Ti piace? Hai visto mia figlia? Se n'è andata via di corsa, come se avesse paura. My God, ti diverti con questa roba? Dottoressa Sanna, che succede? Professor Mari, stavo rubando il mestiere al commissario. Avevo notato un filo rosso su quel cadavere, il capello di una parrucca, e gli hanno provata una, ecco. La dottoressa sta preparando una tesi di specializzazione proprio sulla differenza fra suicidi autentici e suicidi simulati. Ma questo è un caso lampante. Già, abbiamo controllato. Guanto di parafina, bruciatura all'entrata del proiettile, tutto positivo. Non è un suicidio. Il suo nome era Betty Lennox. Aveva 23 anni e veniva dalla Pennsylvania. Ed è stata uccisa l'altra notte. Ha qualche prova? No. Mi scusi, padre, ma come può dirlo allora? Noi abbiamo fatto tutti gli esami possibili e immaginabili e poi le circostanze stesse dimostrano... Lei conosce i suoi corpi, io le mie anime, dottore. Questa povera ragazza io l'ho confessata proprio l'altra notte. Forse pochi minuti prima di quello che lei chiama il suo suicidio. E non poteva suicidarsi. L'avevo assolta ed era tornata in grazia di Dio. La conoscenza dell'animo umano, padre, non ha basi scientifiche, specie se si tratta dell'animo femminile. È da quando era bambina che conosco la sua anima. Anch'io mi chiamo Lennox. Sono suo fratello. Sì, aveva una parrucca rossa l'altra sera, Betty. Proprio come questa. Mi dà un passaggio? Non conosco bene Roma. No, preferirei guidare io, se permette. Lei è troppo nervosa. Ma che razza di modo di guidare a lei? Dove mi sta portando? Sul luogo del delitto. Quella ragazza morta, dove l'hanno trovata? Laggiù, però adesso non c'è più niente da vedere. Grazie.
È qui. L'hanno uccisa qui, di notte. Un luogo ideale per un omicidio. Lei c'era già stata prima d'ora. Solo di giorno, qualche volta. Come tutti quelli che vengono al mare. Andiamo a vedere. Ah, mi ha proprio seccato. Lei e le sue indagini, Sherlock Holmes! Aspettami, bionda! Vengo giù, volo! Sono due mesi che cerco di fotografare da lassù quella cupola e le statue sotto. Sai, ci vuole più pazienza a fotografare le pietre che i tuoi cadaveri. Eppure non è che si muovono. Ma la luce giusta è difficile coglierla. Sai, l'assorbimento, la rifrazione delle varie componenti dello spettro solare all'aperto. Da pietra a pietra, di ora in ora, variano incredibilmente. Ti annoio? No, molto interessante, invece. Io abito qui. Vieni, vieni. Sai, mi sento tanto Cappuccetto Rosso. Non mi credi? Certo. Sei nella tana del lupo. Attento a te, Cappuccetto Rosso. A proposito, è la ragazza del mistero? Come? Sì. Non è più un mistero. Si chiama Betty Lennox. L'ha identificata il fratello. Lennox. Strano. È un nome che ho già sentito. Vieni, ti mostro la casa. Forse potevo salvarla. Perché, la conoscevi? No, un incontro casuale. Bello, no? Due piazze e mezza, quasi tre. Ehi, ti sta aspettando, bionda. Sei niente male come fotografo. È vero. Sono bravissimo. Mi offri un whisky. Spogliati. Ma sono rarissimi questi libri. Mio padre fa l'antiquario a Firenze. Perché non li fai valutare da lui? Scusami per poco fa. Mi perdono. Certo, ma non perdono i tuoi cadaveri. T'hanno ridotto proprio male. Non credevo fino a questo punto. Nemmeno io. Bella. Mi piace moltissimo. Hai una casa da miliardario. Ehi, ma per chi m'avevi preso? Per un pezzente? Hobby soltanto due. La fotografia e questo. Corse d'auto. Prima hai detto Lennox. Ora ricordo, era un corridore famoso, aspetta. Indianapolis, Messico, Le Mans. A Le Mans uscì di strada e accoppò una decina di persone. Un bel record, vero? Ecco, guarda, questo è l'incidente.
E questo è lui, Paul Lennox. Si chiama Paul, vero? Non lo so, non so niente, so solo che è un prete. Dopo l'incidente, Paul Lennox non corse più, fu ricoverato in manicomio. Dalla camicia di forza alla tonaca il passo è breve. Però, io dico, nessuno al mondo è vicino a Dio come i matti. Dox! Come stai? Ti fai sempre più bello. Fatti vedere. Gli occhioni dolci che hai. Cosa mi vuoi dire? Che mi vuoi bene? Anch'io. Non mi tradire, eh? Allora, ha visto bene? Vuole il bis? Abbiamo gli stessi gusti, io e il cane. Il cane è un cane, ma lei è un porco. Il solleone li rincoglionisce tutti. Che schifo. Buongiorno, eccomi. Così si sentirà più sicuro, signor commendatore. Anch'io, sa, non mi sento mica tanto tranquillo. Tutti via, in vacanza. Mi creda, una vera pacchia per i ladri. Se non avessi con me la mia vecchia pistola. A proposito, se lei mi permette, signor commendatore, volevo dirle che anche sua figlia mi sembra un po' nervosa. Con tutto quel lavoro per la specializzazione, per forza, è stanca. Forse la signorina ha paura anche lei, lì così sola. Ti devo chiedere un altro piacere, con supplemento di mancia, naturalmente. Chi è? Fermati! Prendilo, dopo! Dai, prendilo! Braccialetto di mia sorella. Sa dove l'ho ritrovato? Negli ingranaggi di una di quelle macchinette per ripulire le spiagge. Gliel'hanno strappato e gettato nella sabbia. Poi la sdraia, il costume da bagno, tutta una messa in scena per fare in modo che non fosse identificata troppo presto. Betty è stata assassinata. Ma non sapevano che a Roma c'era qualcuno che poteva identificarla. Anche il colpo di pistola. Per distruggere i suoi lineamenti. Una bella ragazza non si uccide così. È lei che è un'esperta in suicidi, veri o simulati. Lo sa meglio di me. Sì, certo. Ma il dottor Mari ha voluto fare altri esami e ha trovato tracce di droga. La droga spiega molte stranezze, anche nei suicidi. Betty non si drogava più, anche se anni fa è stata in carcere per questo motivo. Qualcuno allora gliel'ha somministrata, la droga che dice lei. Suo padre? Ha ancora un bell'uomo? E questo appartamento qua sopra, a che gli serve? Anche il braccialetto. Potrebbe essere artigianato toscano, fiorentino. Come quel mobile. Lei dovrebbe intendersi. Suo padre è antiquario a Firenze, no? Cosa vuole da me? Se ha dei sospetti, perché non si rivolge alla polizia?
Credono al suicidio e non ho elementi sufficienti per convincerli. Non ancora. Convincerli di che cosa? Il suo nome è Paul. Sì, mi chiamo Paul. E con questo? Potrebbe avere delle difficoltà a convincerli. Dopo la carneficina di Le Mans, dove è stato? Non è da molto tempo che si fa passare per un prete, vero? Io sono un prete. Ci creda o no, io sono un prete. E non sono più quello di Le Mans, ha capito? Io non sono più quello di Le Mans! Dove l'ho messa? Dove l'ho messa? Presto, presto! Capita spesso. Un trauma. Quando correva, un incidente. Dove? Qua, nella sua stanza. È sul letto. Sì. Telefono al medico. Pronto? C'è Gianni? Ma non è casa Sanna, chi parla? Ciao, Tirello. Ma dove diavolo si è cacciato tuo padre? È scomparso? Qui c'è un sacco di lavoro arretrato. Posta, fatture, rogne, guai quanti ne vuoi. Tuo padre è buono solo a firmare assegni e a fare il gallo. Mi sono proprio rotto le scatole di un fratello come lui, te lo dico sinceramente. Pensavo fosse tornato a Firenze, qui non si è visto più. Ciao, Simone. Ciao. Oh, scusa, zio. Gli è arrivata una busta arancione per caso. Perché? È importante? Beh, sì, credo. No, non è arrivato niente del genere. Se arriva, mettigliela da parte, per favore, zio. Io non perdo mai niente. E se peschi tuo padre, digliene quattro da parte mia. Ciao. Ma... proprio qui li dovevi lasciare i tuoi stracci, stupida.
Dove vorresti andare a fottere, maiale? Senti, puzza di cagna, eh? Tu non esci, capito? Non esci, come me, non esci! Buono, buono. Adesso ti slego via. Sapevo che sarebbe accaduto. Lo sapevo. Non avrei mai dovuto lasciarlo solo. Ci aveva provato già un'altra volta. Non era più lo stesso. Mi litigava sempre. Mi aveva mandato lì. Mi dispiace. Ciao, Elena. Un altro suicidio. Ma che cos'è? Un'epidemia? Si dice psicosi collettiva, vero? Le macchie solari. Come? Sì. Lei non crede che l'attività del sole possa influenzare la mente umana? Io sì. Lo riscontro in me stessa. In questo periodo abbiamo sballato tutte le statistiche in fatto di suicidi. Signorina, su questo assegno c'è la firma di suo padre. Mi sembra per una cifra piuttosto alta. Come l'ha avuto? L'ho trovato in casa del portiere. Avrei dovuto darlo alla polizia, non crede? E invece non l'ho fatto. Non mi ringrazia? La prego, non mi infligga un altro interrogatorio. Non sono in grado. Taxi! Libero? Libero, signore. La incontrai proprio qui, Betty. Io avevo fatto tardi e lei stava per andarsene. Ricordo esattamente quello che disse. Sì, me ne stavo andando. Avevo paura di rivederti. Ecco, non me la sentivo. Paura di me? O di quello che io rappresento? Non so, forse di tutte e due. Stavo per commettere una grossa sciocchezza. Una sciocchezza più grossa delle altre. Ho sempre sbagliato e pagato di persona. Ma stavolta ho tradito la fiducia. Di uno che mi ama.
Ma come hai potuto, Betty? Paul, non farmi troppe domande, altrimenti non ho più il coraggio di parlare. Stavo per fare una vera mascalzonata a quel poveraccio. Una vera troiata. Oh, scusa. Non sono nato, prete. Ma mi metti in soggezione lo stesso. Sempre tu mi hai messo in soggezione. Ma ti voglio tanto bene. Anch'io, sai. E per me sei sempre la migliore delle ragazze. No, non è vero, non è vero. Noi preti, vedi, siamo un po' come dei maghi. Ti prego, non scherzare. Non lo sai che se ti assolvo tutti i tuoi peccati volano via? Sì, spariscono. Davvero lo credi? Certo, ma per prima cosa promettimi di raccontare tutto a quell'uomo. Non è facile. Promettimelo. È stato questo mio consiglio a perderla. Perciò devo scoprire la verità. Ma quale verità? È il dolore che la fa ragionare. Lei dovrebbe continuare a curarsi, padre Lennox. Ma ci sono già due morti. Sono frutto della mia fantasia malata. Perché il suo portiere è stato prima pagato e poi strangolato? Che sapeva il portiere? E perché suo padre si nasconde se è innocente? Mio padre! Mio padre! Ha già deciso che è lui l'assassino. Lei non cerca la verità, ma la vendetta. Qualcuno da odiare. Mio padre non è capace di fare del male, ma lei sì tanto. Sì, è vero. È vero, ha ragione. Io non riesco a non odiare. Ma Dio mi aiuterà. Se è la verità che cerca, l'aiuterò io, Paul. Oh, Simona, cara, deve essere stato terribile quel povero portiere. Cosa stai facendo? Un bozzetto per una scenografia teatrale. Purtroppo l'arte è sempre inferiore alla realtà, anche nell'orrore e nel sadismo. Guarda te, per esempio, mi facevi dei dispetti terribili da bambina perché piacevo a tuo padre. Peccato che non gli piaci più. Ma a te piace ancora fare dispetti. E anche più cattivi, magari. E te li vieni a studiare qui, al museo criminale, con quella tua piccola mente contorta e malata. Puzzi di whisky, Daniel. Torna ai tuoi scarabocchi e bevi di meno. Cos'è questo foglio? Chi l'ha scritto? Cosa? Cosa dice, dottoressa? Chi ha usato la mia macchina da scrivere? Ah, ma solo lei, dottoressa. Chi vuole che venga qui in questi giorni? Sono tutti in ferie. E sapesse come me ne andrei volentieri anch'io. Addio. Non cercate di fermarmi. A questo carosello di suicidi voglio aggiungere il mio. Più scientifico e cosciente degli altri. Pare che sia dolce morire d'agosto. Firmato, ma è la mia firma. Post scriptum, mi troverete nella stanza numero 13. Stanza 13. Suicidi per armi da fuoco. Qualcuno vuol farmi impazzire!
Apri la porta! Apri la porta, è uno scherzo stupido! Daniel! Apri la porta! Cercate di fermarvi. Dolce morire d'agosto, ma è la stessa lettera. Simona. Beh, si sta rimettendo dallo shock. Lei è il dottore? Ah, no, sono semplicemente un amico. Indovinato. Lei è Paul Lennox, non è così? E io sono un suo ammiratore. Non gliel'ha detto Simona? Veramente no. Ma che è successo al museo? Daniel non me l'ha saputo spiegare. Per dire la verità, non l'ho capito neanche io. Mi scusi, ma vorrei chiederle un favore. Sarà bene non farle troppe domande su questo argomento. Simona è ancora molto giù. D'accordo. Lasci fare a me, ci penso io. Punto primo, non credo che tu stia male. Punto secondo, oggi sono in gara a Vallelunga e mi offendo moltissimo se non vieni a vedermi. Ah, è invitato anche lei, maestro. E il terzo punto? Punto terzo, devi promettere a me e a questo signore di lasciar perdere quella maledetta specializzazione. Sì, almeno per qualche mese. Non ci puoi ossessionare. Io personalmente non ce la faccio più. Poi, se vuoi, per farti piacere, ci suicideremo tutti insieme. D'accordo? Hai stregato la città, mica possibile. Tieni. Avanti, alzati, non ammetto obiezioni. È bello stare tra la gente. Cosa c'è adesso? Si può sapere perché mi guarda così? Senza dire una parola. Ricomincia a fare il detective. Cosa vuol sapere se davvero hanno tentato di uccidermi? Potrebbe anche essere il contrario. Lei ha tentato di uccidersi perché ha saputo qualcosa che l'ha sconvolta. Mio padre. Vuol dire mio padre? No, glielo giuro. Sperano solo che qualcuno si ammazzi. Mi scusi, non ci resisto. La De Tommaso di Grassi si è fermata ora ai box. Pare per noi a capo. E ha perso la prima posizione. Edgardo Fiorini è uscita dalla terza curva incendiandosi. Ma il pilota, da quanto ci è dato di vedere, è a salvo. Edgardo! Ciao, piccola. Sto bene. Che è successo? Niente, un sasso sulla pista. Il
il mio angelo custode, la mia dolce zia. Un angelo davvero. Vuole che la sappia io, signora? Non ti sente, povera anima. È più sorda di Ludwig van Beethoven. Se no, credevi che me la sarei tenuta in casa? Guarda. Ehi, io vado a letto. Scusate, ragazzi. Buonanotte. Buonanotte, amore. Se riuscissi a fotografare quella cupola come adesso. La stessa luce. La stessa nitidezza formale. Perché non la metti nella tua tesi? La cupola? Certo. Il suo architetto si suicidò 300 anni fa. È proprio d'agosto, se non vado errato. Francesco Borromini. Un'altra celebre vittima delle macchie solari, come dici tu. Cos'è successo al tuo parabrezza? Una pietra sulla pista. A quella velocità è un proiettile. Ho avuto una paura da morire. Sono stata malissimo. Dici sul serio, frigidona mia? Allora ti importa qualcosa di me? Voglio essere diversa, Hilda. Aiutami. Oh, questa famosa arte della seduzione non esiste per una come me. Parigi. La Ville Lumière. La città dei piaceri. Ma cos'è? Un casino? Stai scherzando? Una maison de la belle époque. Straordinario. Guarda questa che meraviglia. Pensa, sono colorate a mano. Vorrei essere una di quelle. Come Nanà. Gli uomini a letto li faceva impazzire. Nana, qual era il tuo segreto? Prendere l'iniziativa, signora Bella. Sì, andarcene da qui. Può darsi che lontano da tutti i tuoi incubi tu possa trovare l'equilibrio. Sì, può darsi. Signora, la desiderano di là. Oh, scusa, darling. Figurati. Prego. Chiedo scusa, signore. Ancora Whistler? Sì, grazie. Più tardi, tu un po' di gente a vedere. Non so. Che onore. Il grande playboy. Deve essere proprio grave. Non ti sei neppure rasato. Mi serve un favore. Una telefonata. A chi? A una delle tue mignotte? Devi solo fare il numero e dire pronto. Simona. Papà, ma dove diavolo ti eri cacciato? Chi ti ha detto che ero qui? Me lo sono immaginato. Immaginato? Ero anch'io a Vallelunga e vi ho visti insieme. Stammi a sentire adesso. Torno a casa, sono stanco di nascondermi. Ma ho bisogno di parlare con te immediatamente. Va bene. Gianni,
Vuoi che ti accompagni io a casa? No, no, Daniel, ho una macchina qua fuori che mi sta aspettando. Torna dai tuoi amici. Conosce la strada, vero? Stia a sentire, le ho detto la verità. Amavo sua sorella, padre. E volevo sposarla. L'avevamo deciso insieme a Firenze. Poi niente, è scomparsa. Non sono più riuscito a rivederla se non sui giornali, in quelle foto orribili. Signor Sanna, mia sorella mi disse che si sentiva in colpa con lei per una troiata che le aveva fatto. È per quella troiata che l'hanno uccisa, ne sono più che sicuro. Se quello che sostiene è vero, mi dica allora di chi devo sospettare. Sospettare? Io non sospetto nessuno. Per me Betty si è suicidata. Il motivo l'ha detto lei, il rimorso. Betty si è uccisa e basta. Lei ha paura. Anche un cieco se ne accorgerebbe. Di chi? Di chi? Io ho paura. Ma non dica sciocchezze. Cosa fai qui? Beh, ti aspettavo. E mettevo un po' d'ordine, come al solito. Questa l'ho aperta. È firmata Betty. L'ho letto sui giornali, un nome così. Caro Gianni, mi sarebbe piaciuto diventare tua moglie. Ma ho tradito la tua fiducia, perciò preferisco andare via. Prima però voglio chiedere due volte il tuo perdono, anche per questo documento che ti avevo rubato e che ti restituisco. Non mi odiare troppo. Per l'ultima volta, la tua Betty. Ti sei fatto fregare, eh? No. Era disperata e si è uccisa, povera Betty. E questa è la prova. Quel prete ora si convincerà. Dov'è il documento? Me lo sono chiesto anch'io, sai? Ma nella busta c'era solo quel foglio. Dov'è il documento? Che fai? Dove nella busta non c'era niente! Non ti credo. Lo giuro! Ma c'è stato un ragionare, imbecille! Ladro! Lasciami! Te la farò pagare, attento. Questa volta te la faccio pagare. Tu non fai pagare proprio niente, imbroglione! Il documento! Non c'era niente! Il documento c'era! Stavolta tu non l'hai rubato! Io non voglio essere coinvolto nei tuoi guai! Sei un criminale! Ridammelo! Ridammelo! Sei impazzito! Ladro! Sporco ladro! Lasciami! Signorina, scusi, siamo arrivati. Sì. Fa 1.200. Ecco. Signorina, signorina, è resto. Ma vedi che roba, sì, non è matta quella. Ah, ma io mi chi butto, peggio per lei. Thank you.
Simona, bambina mia. È ancora dentro? Sì, è terribile. E tu, da dove vieni? Ma da Firenze. Sono arrivato da meno di mezz'ora. Non è vero. Ho telefonato, sei a Roma da due giorni. Professore, come sta? Venga, venga, signorina. Lei è medico, con una frattura come questa, la terza cervicale. Se anche ce la fa, rimarrà completamente paralizzato. Paralizzato? Completamente? Da qui in giù, purtroppo. È già un miracolo che sia vivo. E nemmeno parlare. Papà, perché? Simone. Non c'è bisogno di preti qui. No, aspetti. Non ha bisogno nemmeno di un amico. Non faccia l'ipocrita. Lei lo odiava. Sarà contento adesso. Ha visto come si è ridotto. Non abbiamo niente da dirci noi due. Un'iniezione. Le hanno fatto un'iniezione. Ecco come l'hanno drogata. E nessuno se n'era accorto. Ma come, non si era suicidata? Un narcotico. È chiaro. Così è stato facile ucciderla. E dopo simulare un suicidio. L'hanno pensata bene. Non c'è che dire. Lei è fantastica, Simona. Un fenomeno. Non sto a dire mica per l'intelligenza, anche. E soprattutto per quello che si porta addosso. Avanti, togli quel braccio. E se lo levo da qui, dove lo metto? Quanto mi piace! Fatti vedere nudo! E tanto che te voglio vedere nudo! Porco! Lasciami, lasciami! Sta ferma! Sta ferma! Come te voglio fare? La dai a tutti! Lo so che la dai a tutti! È vero che sei una troia! E dimmi! Ah, porco! Nessuno mi deve toccare! Dottoressa! L'hai capito adesso, vigliacco! Perdono, è stato uno sbaglio! Non voglio! Oddio. Ferma! È lei che mi provoca sempre! No! Ferma! Io no! Calmati, per un giudice questo sarebbe eccesso di difesa. Tu, Ivo, te ne intenderai di cadaveri, ma sulle donne hai ancora da imparare. Non lo dica a nessuno, non mi rovini. Non lo faccio più. Su, pulisciti. Un desiderio più che legittimo, poveraccio. Nulla di più eccitante di una donna come te per un uomo semplice. E anche per me. Non t'avevo mai vista come oggi. Una furia scatenata. Non so, io avevo perso la testa. Qualcosa di peggio, sai. Volevi ucciderlo. Mi sto domandando se per caso ti è capitato qualche altra volta. Sospetti di me? Di aver ucciso Betty? Chissà, sei capace di tutto, tu. Guarda bene quella donna. Guardalo bene. Non ne ho mai conosciuto una più bella. E tu la stai distruggendo. Non è il peggiore dei delitti. Non pensare più a niente adesso. Siamo noi due qui, ci
pensa solo a me. Sì. Solo a me. Sì. Sei mia. Mia, Simona. Ti amo. Ti amo. Anche a Carlo ti amo. Edgardo, dimmelo. Sì, sì, mia, 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 mia. Dimenticare. Devo. Si tolga quegli occhiali e mi guardi in faccia. Ieri non mi ha dato il tempo di dirle. Io non credo più che suo padre. Da ieri è passato un secolo. Mai sentito che i giovani sono egoisti. Ebbene, oggi mi sento molto giovane, molto egoista. Sei davvero un prete cattolico? Se lo sei, confessami. Qualcosa di violento dentro di me, che non capisco. Chi mi spingerebbe a uccidere? E ho paura. Potevo aiutarti se ti confidavi prima con me. Confidarmi con te? Se non hai fatto altro che disprezzarmi. Ho trovato un altro e sono andata a letto con lui. Ma non è questo, non è questo il mio peccato. È di non averti detto che ti amo, è assurdo, ma ti amo, ti amo. Simona, non ti torturare, ti fai del male così. Non sono io, sei tu che mi fai del male. Perché ti nascondi dietro la tonaca? Sei un uomo? O che cosa? Nei miei sogni lo sei. C'era l'altro con me, ma io pensavo a te, a te. Il tuo voto che cosa significa? Non conta. Eri malato, non vale niente. Simona, basta, non bestemmiare. Perdonami, perdonami. Simona, anch'io ti amo. Non rinuncerò ai miei voti, ma ti amo. Come può amare un sacerdote? Senti, conosco un ragazzo di 16 anni, paralizzato come tuo padre. Una vittima di Lema? Sì, una vittima di quell'incidente. Ebbene, c'è un'apparecchiatura con la quale riesce a esprimersi col solo movimento dei bulbi oculari. Sì, è vero, al reparto di psichiatria sperimentale. C'è qualcosa del genere. Mio padre potrebbe dirci tutto quello che sa. È questo che vuoi dire? Sì. E forse quest'incubo si dissolverà. Vieni. Ma pure li prendi. Ma guarda un po' che sa da vede. Alta ancora un po'. Le pulsazioni sono un po' deboli. Ha preparato il cardiotonico? Sì, professore. Cerchiamo di non affaticarlo troppo. Chi si aspetta? Il commissario Silvestri. Ah. Eccolo. Possiamo cominciare, commissario? Noi siamo pronti. Bene. Le domande le faccio io. Allora, si è trattato di un suicidio? Un momento, sta continuando. Ah.
Sarà meglio interrompere, commissario. Luce. Che succede? Che iniezione mi ha dato? Ma io... Un collasso, professore. Papà. Papà. Portatelo in rianimazione. Non perdete altro tempo. Mi dispiace, dottoressa. Ormai la rianimazione non serve. Non tocchi lì. Brigadiere, sequestri tutto. Ci penso io, commissario. L'ufficio stranieri della polizia le consente di lasciare l'Italia. C'è voluto un intervento autorevole per convincerli, molto autorevole. Perciò le consiglio di sbrigarsi, padre Lennox, prima che ci ripensino. Ma il mio lavoro è qui a Roma. Di che mi accusano? Mio caro figliuolo, abbiamo già discusso di questo. Io la prego, non può... Buon viaggio, padre Lennox. La valigia di sua sorella, padre. Gliela poso qui. Di mia sorella? Sì, sì, ma chi l'ha portata qui? Una signorina, padre. Una bella signorina, proprio adesso. Adesso? E dove è andata? Le ho detto che lei partiva e... è scappata subito. Simona! Simona! Allora? Allora parte. Taglia la corda, eh? Sai, io non te ne volevo parlare, ma forse è importante. L'ho visto andare via insieme a tuo padre. Quando? L'altra sera, poco prima... Beh, ecco, poco prima del volo dal balcone. Che c'è, non mi credi? Ho preso il numero della macchina. Noleggiata da un prete, Paul Lennox. Puoi controllare se vuoi, come ho fatto io. Una VIP. Dell'inchiostro. C'era una lettera. Una lettera o qualcosa del genere. L'ha pensata bene a viaggiare di Ferragosto, dottor San. Oggi non c'è quasi nessuno per le strade. Già. Grazie, buon viaggio. Buongiorno, signor San. Vengo anch'io a Firenze. Le dispiace? Cosa vuole? Sono padre Lennox. Ci siamo conosciuti all'ospedale. Non ricorda? Non si nega un passaggio a un prete. Sarà meglio sbrigarci. Andiamo. Mi dispiace lasciarla sola, ma ho già preso un impegno con mia sorella. È tanto che volevamo andare a Frascati. Va bene. Io dormirò tutto il giorno. Buongiorno. Eri gelosa di tuo padre e di me. Il portiere sapeva tutto. E poi quella commedia al museo criminale. Per stornare i sospetti da te, avevi congegnato tutto fin dal principio. No!
Ci siamo a Firenze. Cos'altro vuole? Me lo dice? Dall'alluvione che non tornavo qui. Che disastro per Firenze. E fu la prima volta nella storia, almeno credo, che i giovani di tutto il mondo accorsero per salvare opere che appartengono all'umanità. C'ero anch'io tra loro. Quante opere e quanti libri preziosi furono danneggiati, distrutti. Altri invece furono salvati, come questa Bibbia del Cinquecento. È un esemplare molto raro, non la meraviglia che ce l'abbia io? Perché dovrei meravigliarmi? Immagino che abbiate un reparto per il restauro dei libri qua dentro, no? Lo immagino o lo sapeva già? Uno specchio. Mi serve uno specchio. Nel pieno possesso. Molore. Potrebbe essere nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, eccetera. E questo passo mi costi molto dolore. Un testamento. Adesso basta, se ne vada. Io non sono il tipo da sopportare i suoi ricatti. Ah, lei non tollera ricatti, eh? Ma forse ne fa, non è così? Da chi l'avete comprata questa Bibbia? Allora, di chi era? Me lo dice lei o lo cerco nei vostri registri? So anche quando l'avete acquistata. Poco prima dell'alluvione. Questa zona subì molti danni, non è vero? Ma voi, fratelli Sanna, vi siete ripresi molto presto e molto bene. Eh già. È stato facile. Un colpo di fortuna e la crisi è risolta. Non si muova di lì, padre. E perché litigò con suo fratello la sera che cadde dal balcone? Metta via quella pistola, ci vuole del coraggio per sparare. E lei non ne ha. Ma è Ferragosto. Sono sola. Dove vuoi che vada? Ma ha rubato l'auto, la pistola. Ti dico che è pazzo. Sta venendo roba da te. Perché da me? Tu sai troppe cose sul suo conto. Non tocchi lì. Pronto? Ah, sei tu. Scusami, ero in terrazza ad aiutare zia Elvira. Sto facendo un po' di giardinaggio. Ma che ti succede? Hai una voce così diversa. Come paura? Sfogati pure, dolcezza. Sfogati, ci sono qua io. My pretty flowers, my pretty flowers. Quanto ti rassomiglio, zia Elvira. La stessa pazienza, la stessa pignoleria. Ma è destino che non riesca mai a stare tranquillo con te. I miei soldi stanno attraversando un momento molto delicato, come i tuoi fiori col soleone, e bisogna curarli. Eh sì, c'è qualcuno che minaccia ancora la mia eredità. Colpa di tuo fratello, cioè di mio padre. Papà! Sai, zia, pensavo a papà! Era proprio un bravo uomo il mio povero fratello. Questi fiori li porterò a lui. Era un maledetto testardo. E non avrebbe bisogno di fiori se non mi avesse rotto le scatole da vivo. Ma quella testa dura si è voluto vendicare persino da morto, con lo stupido scherzo del testamento nascosto nella Bibbia. Quel prete, che accidenti è andato a fare a Firenze? È uno stupido testardo anche lui.
come sua sorella. Povera Betty. Dicevi che ero un disadattato, papà, e volevi diseredarmi, ma non ci sei riuscito. Il tuo testamento, eccolo qua, ben custodito. Quell'americano e Simona sono gli unici che possono ancora darmi qualche fastidio. Eh sì, papà. Devo pensare anche a loro due. Simone, sono io. Ehi, calma, ti sono saltati i nervi. Su, andiamo. Smettila. Sto morendo di sete. Mi fai fare una corsa con questo caldo e non mi offri neanche un po' di birra. Ce ne deve stare nel frigo. Ma tu non bevi? Avevamo deciso di partire insieme. Perché ci hai ripensato? È stato un errore, sai? Su, bevi. Pensi davvero che Paul abbia a che fare con questi delitti? Non so. Oh, la testa è tanto confusa. So soltanto che ogni volta che lui era presente succedeva. E poi ha ritrovato quella Bibbia. Davvero? E dove? Eppure l'hanno cercata in tanti. Tuo padre, quel tuo portiere, tuo zio. Ma che diavolo se ne fa, Paul? Adesso non c'è più niente dentro. E tu come lo sai? Beh, è molto semplice. Era mia. Ho avuto la malaugurata idea di venderla a tuo padre insieme a molti altri libri. E lui, dopo l'alluvione, per restaurarla ci ha trovato dentro il testamento che mi diseredava. Invece di restituirmelo, come si fa tra gentiluomini, ha cominciato a ricattarmi. La disonestà produce infiniti guai, bella mia. Ma i guai portano altri guai. Mio padre, ricattatore. Dilettante. È un mediocre tiratore. Ricordi il mio parabrezza a Vallelunga? Non fu una pietra a colpirlo. Sta arrivando il nostro prete. Tu resta buona, non muoverti. Vado io. Le gambe. Un sonnifero di mia invenzione. L'ho messo nella birra. Ma perché? È forte, ma non è pericoloso, sta tranquilla. Simona,
Luna, dove sei? Simona! Simona! Che hai? Che è successo? Che è successo, Simona? Oh! Assassino! Tu l'hai uccisi! Ma io t'ammazzo! T'ammazzo! Sta buono, se continui ad agitarti ti arriva prima il cervello. Maledetto! Tuo padre aveva capito che mostro sei. E cadde dalle scale. Anch'io avevo capito lui. Non riuscirai a farla franca. E chi me lo impedirà? La mano di Dio, reverendo? No, anche se ho avuto il torto di scegliermi tua sorella come complice. Una stupida che si fa venire le crisi di coscienza sul più bello. Adesso mi racconterai tutto. Dov'è la Bibbia? Dove l'hai messa? Andiamo. Su, dimmi dove. Dove? Nel suo appartamento. Ma come? Dopo tutta la fatica che hai fatto per farlo innamorare e per rubargliela, cos'è che vuoi? Altri soldi? Non posso farlo. Io sono pentita. Ah, ma eccolo qua il testamento. Non glielo volevi mica restituire. No, è mio, sarebbe immorale. La lettera sì. Te la spedisco io. Te lo prometto, cara. Ecco. Il guaio della gente è che è troppo curioso. Questo prete, il portiere... E anche tu, Simona. Di te mi dispiace davvero. Credimi. Una bella coppia, un amore tragicamente impossibile. Magari si commuoverà. Ho preparato una straziante lettera di addio con la tua calligrafia, Simona. I tuoi appunti per quella tesi si sono stati molto utili. Per tutto, sai? Io torno ai miei fiori e alle mie fotografie. Recitate bene la vostra parte. Addio.
Lazzaro risuscitò da morte. Bravo, prete. Riesci anche a fare i miracoli. Edgardo, io non sono venuto per farti del male. Perché non scendi con me a Costituzione? Io ti perdono di tutto. Edgardo, sei impazzito! Fermati! Non mi costituisco io! Prima di arrestarmi dovranno raccogliere la tua carcassa là sotto! Giù! 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 No! Edgardo! Hai paura, prete? Pensa alla tua anima che è immortale! Lennox! Non hai scampo! Dio! Aggrappati! Per amor di Dio, aggrappati, Edgardo! Vieni giù! Vieni! Tieni forte! Tutti e due, prete, insieme! Per amor di Dio, sei pazzo! Avanti, un salto ed è finito! Ti supplico, Edgardo! Pensa ai morti di Le Mans! Ti aspettano all'inferno! No, no. All'inferno mi accoglieranno meglio con te! Vieni! Vieni! Coraggio!